Non è stato un percorso semplice, mi rendevo conto che confronto ad altre persone potevo vedere e sentire cose che altri non vedevano e sentivano, ma non perché non c'è la volontà di vedere o di sentire, semplicemente perché ognuno di noi ha un percorso di vita ed è molto preso anche dalla vita stessa. Quindi bisogna imparare anche ad avere attenzione alle cose che si muovono intorno a noi, all'energia che si muove intorno a noi. Non è stato semplice, ti posso anche dire che circa tra i 18 e i 20 anni ho avuto il mio primo rifiuto, perché vedevo tutte le mie compagne che si andavano a divertire, che andavano, non so, in discoteca, e io invece occupavo il mio tempo, oltre che per studiare musica, occupavo il mio tempo anche nell'aiuto agli altri. E quindi c'è stata una bella forma di ribellione, anche perché questo percorso ti porta a stretto contatto con il dolore degli altri e quindi non è facile anche incamerare, gestire, metabolizzare il dolore altrui, oltre al tuo dolore personale. E quindi mi ricordo che una sera dissi: non voglio più saperne niente, non voglio più fare niente, e la mia guida spirituale mi disse: ricordati che ogni cosa che tu tenterai di fare di diverso da questo ti sarà bloccata. E io sono un po' testarda e quindi ho voluto mettere alla prova, ma ho sbagliato anche, ovviamente, però si è giovani, si è ragazzi, quindi si cerca anche delle altre modalità. E mi ricordo che avevo appena ottenuto il lavoro in una televisione privata e ho fatto tanti anni di giornalismo e ovviamente dopo pochi mesi la televisione ha chiuso, quindi ha chiuso i battenti. Poi avevo iniziato a lavorare per un giornale, questo giornale ha trasferito la sua sede da un'altra parte, poi iniziai a lavorare per una ditta, questa ditta, il titolare lasciò questo corpo e quindi venne chiusa la ditta, quindi questa strada venne sempre bloccata. E quando ho meditato a lungo, perché continuavano comunque ad arrivare persone nel dolore a cercarmi, anche se io poi rifiutavo questo tipo di cosa, sempre una sera, perché forse di notte lo spirito è più libero dal raziocinio umano, ricordo proprio che dissi il mio sì a questa vita. Io ho sposato questa vita dicendo sì, e quando si arriva a dire quel sì, è un sì talmente importante, è un sì così profondo che deve essere meditato, perché è comunque una strada che ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, e il lato negativo è proprio, come dicevo prima, tra virgolette ovviamente negativo, il confrontarsi costantemente con il dolore. E questo non è semplice da bambini, non è semplice da ragazzi e non è semplice neanche da adulti, però io ho detto sì e a quel sì non ho più rinunciato.